Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati. Siamo addirittura al terzo episodio di Cossack Stress, sono sopravvissuto. Wow, chissà se sopravviverò ancora perché vedo che gli algerini continuano ad attaccare il mio centro città polacco, però con della fanteria leggera che al momento viene spazzata via dai miei ussari alati e dai miei moschettieri che sono abbastanza tosti. Spero che il prossimo attacco fallisca in modo che io poi possa presentare un contrattacco. Al momento vorrei anche costruire delle nuove barracks, eccole qua, in modo da poter iniziare a produrre delle linee di moschettieri in più, mentre le barracks principali stanno continuando a costruire dei reggimenti di picchieri, che di solito vengono distrutti dalla fanteria leggera algerina, però almeno distolgono l'attenzione. Perfetto. Tanto non abbiamo abbastanza oro per salire di età, mannaggia. Ci servirebbe tantissimo oro. A meno che non miglioriamo a questo punto le miniere. E possiamo raddoppiarle. È una buona idea. Ok. Chissà quando attaccheranno e chissà se attaccheranno. Questa è una bella domanda. Ok, abbiamo di nuovo un nuovo drappello di picchieri pronto. Selezioniamo l'ufficiale come sempre, un bel quadrato. E questo diventerà il gruppo 5, non lo so. Poi li devo ordinare. Intanto lo porto qui. Abbiamo tre gruppi di picchieri. E adesso le barracks però mi fanno per favore 36 moschettieri in più e questo impiegherà tempo. Mentre queste nuove barracks, a loro volta 36 moschettieri. Ma ora che abbiamo fatto questo, io mi dico, alla fine, che ce frega? Possono provare ad attaccarci. Noi siamo sicuramente in grado di difenderci. Abbiamo troppa legna. Troppa davvero. Andate a costruire ste mura, va. Va bene così. Va bene, sapete cosa vi dico? Che posso iniziare a vendere legna però in cambio di oro. Dov'è il mercato? Quindi facciamo un bel reset legno per oro e voglio le vendere tipo, non so, 50.000. Vai, pam. Così ho venduto praticamente tutta la legna che avevo, va adesso 8.000 d'oro. Che significa che molto presto posso provare a passare al XVIII secolo, mentre la legna continua a salire e non mi fa paura. Ok, qui secondo corpo di moschettieri va avanti. E qui il terzo. Dai che ce la facciamo. Dai che saliamo di livello. No, 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 voi non dovete passare qui fuori. Che se me li fanno fuori sicuramente, guardate. Ecco che arrivano, maledetti. Hanno un sacco di arcieri, fanteria leggera. Ma non sono tanti in realtà. Non sono tantissimi. Cioè, sono tanti, ma non tantissimi. Vai. Bam, ragazzi. Iniziamo a ricercare il XVIII secolo. Perché sono curioso di quello che può succedere. Intanto, io direi di portare in avanti i cannoni. Ok, siamo passati, mi sembra. Attaccate. Oppure tenete una linea difensiva, voi cannoni attaccate sicuramente. E voi ussari vi preparate, voi siete il gruppo 9, così me lo ricordo. Guardate, guardate, cadono come foglie secche. È fantastico. Ok.
Cadono veramente come foglie secche. Sapete cosa vi dico? Qui lancio anche gli ussari alati. Tanto non si stanno difendendo, hanno un'IA che fa ridere. E io quindi li vado a macellare con gli ussari. E adesso voglio andarmi a godere quello che è successo con il passaggio di età. Immagino tante nuove tecnologie. Cibo e oro. Ah, sono già cambiati i nostri moschettieri, forse? Sì, però l'intelligenza artificiale lascia un po' il tempo che trovo, lascia anche un po' desiderare. Spostiamo tutti i gruppi. 1, 2, 3. Il 2 è saltato. E li portiamo vicino ai preti in modo che questi li possano curare. E no, sì, siamo già nella nuova epoca. E Blacksmith adesso ha baionette, ok. Vediamo se posso. Ah, sì, mi serve sempre tanto oro. Alla fine è un cane che si morde la coda. Servono tante risorse, ma va bene così. Queste quante sono? Non sono abbastanza, però io direi di farle diventare abbastanza. Questi cosa stanno combinando? Sparate. Io direi di iniziare a preparare una sorpresa. A parte il fatto che queste mura, anche se hanno solo 10 punti ferita, mi permettono di. Ah, mi fa piacere, va bene. Quindi questi vanno qua. Con una formazione in linea. Così, benissimo. Uno. Questi gli si mettono dietro. Adesso iniziamo a prepararci per l'attacco, per il contrattacco ai nostri nemici. Gruppo 9 li mettiamo momentaneamente qui dietro. Ok, questi volevo vederli. Ecco qua. E poi abbiamo i cannoni e i preti che rimangono per il momento in retroguardia. Battaglia campale aperta, stanno per arrivare. Prepariamoci perché non sarà semplice. No, stanno indietreggiando addirittura. Ok, intanto miglioriamo i raccolti qui. Siamo a 13, saremo a 13 anche dall'altra parte, quindi non ha senso utilizzare nuovi. Nuove unità militari. Con questo dovremmo avere nuove risorse sulla mappa. Interessante. Ok. Perfetto. Arcieri e light infantry. Cavalli, per favore, galoppate. Buono, vai. Attaccate adesso. Distrutti proprio completamente. Dove sono i preti? Avanti, curate e poi si avanza. Beh, devo dire che le cose stanno andando bene, dai. Pensavo peggio. Mongolfiera. Oh, la mongolfiera rivela tutta la mappa. Questa è una roba overpower. Cioè, dopo questa nebbia di guerra che abbiamo avuto fino ad ora, vedere tutta la mappa così mi sembra incredibile. Dov'è l'altra baracca che volevo fare qualche ricerca, tipo migliorare? Above the clouds. Ok. Adesso vediamo tutto. Questo che cos'è? Una cattedrale spagnola. Wow. Cazzarola quanto sono grandi. È vero che ci stanno però attaccando a spizzichi e bocconi. Quindi, dai, possiamo competere, anche se sono molto più grandi di noi, devo dire. Barak. Mi manca tanto, direi che si costruisce una terza barack.
sera che raccolgono la legna. Adesso mi vanno qui. E qui iniziamo a fare. Ah, non abbiamo. Ammazza se costa. Lasciate perdere, no. Altra barra che non ce la facciamo. Ho due drummer in più che non servono alla mazza. Di questo non mi ero accorto, ma arcieri contro usari alati si sa già come va a finire. È veramente uno sport divertentissimo. Abbiamo finito qui di fare gli usari alati, qui potenziamoli e continuiamo a farne di più. Io direi di portarne proprio 30, cioè bestiale voglio essere. E qua. Oh, granatieri! Mercenari spagnoli. Ah, capisco. Forse il fatto di comprare i mercenari non è una cattiva idea, perché adesso che questi hanno i granatieri c'era un modo. Tanto disegniamo i Flintock, o come cacchio si chiamano. Problema adesso è che questi mi sembrano tosti. Vediamo. Vai. In realtà non mi hanno abbattuto nessuno. Li ho letteralmente massacrati. Mo'. Niente, continuiamo a guadagnare terreno. Andiamo avanti, attacchiamo tutti brutalmente. Intanto continuano ad arrivare eserciti. E noi qui siamo a 27. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo, ma non è ancora. Ok, avanti. Ok, Stone Excavation è migliorata, va bene. Di oro, 200 di carbone guarisce sempre tutte le unità. È una cosa che mi sembra overpower anche questa. Vediamo se riesco a prendere a cannonate questa volta prima che mi attacchino. Hanno tipo 500 mullah, non è che me li convertono. E dei picchieri. Ok. Speriamo i mullah così, per essere tolleranti religiosamente. Lì centro? Sì, stanno scappando. Ok. È che siamo a 31, ce la facciamo. E qui. Le nostre mongolfiere. Qui a cavalieri ne abbiamo altri 3. Multi-barrel cannon, perché no? Il fatto è che noi abbiamo davvero poche unità rispetto a loro, ma. Oh, attenzione perché vedo della cavalleria nemica. Forse hanno capito l'antifona. Attaccate. Questi si avvicinano, i cannoni li fanno saltare in aria questi, e si allontanano di nuovo. Scappate. Tanti miei ussari contro la cavalleria vanno alla grande, quindi vai, adesso ussari contro mulla. Qui penso che potrei avere qualche perdita. Qualche però, non troppe. Ci siamo quasi a 35, ragazzi, siamo vicinissimi ai nostri nuovi due moschetti. Non capisco perché comunque non è cambiato molto da un passaggio di età all'altro. Boh. Domande che rimarranno senza una risposta probabilmente. Però io intanto potenziamo tantissimo tutte le nostre risorse. Che gran casino che c'è. Che gran casino. Ok. Ci siamo quasi. Abbiamo quasi completato.
quasi completato gli altri moschetti. Qui abbiamo il drummer, ok, ce l'abbiamo. E questi dove cazzo vanno? Ah, questi vogliono farsi ammazzare, ok, ho capito. Gli mandiamo contro il gruppo 8, 10 Wing Hussars, come diavolo si chiamano. E va bene, qui abbiamo la possibilità di fare un nuovo gruppo. Lo spostiamo qua. E qui abbiamo la possibilità di fare, non ancora, ma molto presto, un altro gruppo. Quindi io direi di fare 36 picchieri. Benissimo. Siamo quasi pronti per attaccare. È che cazzarola! Cioè, attaccare, ma aiuto! Forse in questi casi la soluzione migliore è quella di attaccare economicamente il nemico. Quindi potrei iniziare ad attaccare queste miniere. Oppure semplicemente vado avanti e inizio a bombardare gli edifici, li faccio uscire. E quando questi attaccano io cerco di, insomma, di giocarlo in modo intelligente. Vediamo se funzionerà. Vediamo se funziona. Intanto continuiamo a potenziarci con le tecnologie. Siamo arrivati ad un ottimo livello. E si vede proprio. Le mura abbiamo capito che non sono molto utili perché comunque è molto semplice far fuori i nemici quando arrivano. Physical training, difesa più uno, non male. Ok, sembra che a questo punto non stiano più scherzando. Gli algerini hanno molti mercenari, hanno molti uomini e stanno per correre verso di me. Noi ragazzi nel prossimo episodio ci prendiamo questa battaglia campale perché se la vinciamo poi riusciamo decisamente ad andare a tentare di distruggere le strutture nell'altra base. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi do appuntamento al prossimo episodio, un saluto.